Ben ritrovati da Stefano Fantoni, siamo in diretta dal campo sportivo Guidi del Galluzzo, dove è iniziato adesso il big match della prima giornata del girone di ritorno del campionato giovanissimi professionisti anno 2003, di fronte Fiorentina e Prato. Lo scontro al vertice tra le due prime in classifica, entrambe appaiate a quota 33 punti, entrambe con 11 vittorie e una sola sconfitta al termine del girone di andata, con i viola di Mirko Mazzantini che hanno raggiunto proprio nell'ultimo turno della prima fase del campionato i lanieri di Cristian Calì, agganciandoli dunque al vertice dopo una lunga rincorsa culminata nell'ultima giornata, dopo aver perso la gara di andata per 5-0 con il Prato che travolse la Fiorentina in quella di Santa Lucia con tripletta di Petronelli e poi gol di Toccafondi e Ceni. Dunque una partita che non solo è importantissima già adesso per la classifica, ma che anche aggiunge quel pizzico di sale in più oltre al fatto di essere già di suo un derby. Da parte fiola ci sarà sicuramente la voglia di, tra virgolette, vendicare quella sconfitta pesantissima, da parte laniera invece di bissare una vittoria magari non con le stesse proporzioni, però certamente di portare a casa anche quest'oggi 3 punti. Dunque la lettura delle formazioni partendo dal Prato, quest'oggi ovviamente squadra ospite che si schiera con Falsettini, Petri Bosci, Vannozzi, Bernardini, Seminara, Severi, Giustarini, Consales, Petronelli e Falconi. Dall'altra parte la Fiorentina con Morandi, Quirini, Angori, Tribioli, Barducci, Ghilardi, Masini, Aliboni, Giannini, Innocenti, Anxari. Le due panchine, Cristian Calì con sé a disposizione Ricco, Marchetti, Bonciani, Sgherri, Sizia, Tavanti e Ceni. Dall'altra parte Mirko Mazzantini, a disposizione Manzari, Carnieri, Poli, Bacci, Imparato, Davide, Costantini. Partita che è già iniziata da 2 minuti, ricordo che si gioca sull'arco di 2 tempi da 35 minuti, dunque ce n'è di tempo a disposizione per vedere cosa ci proporrà questo big match. La Fiorentina che attacca subito sulla destra con Masini e porta a casa un calcio d'angolo, il primo della sfida. Sale a calciarlo Angori con il sinistro. Tutti dentro. Chiama uno schema Angori, vediamo cosa accade in area di rigore. Grande movimento, parte Angori col mancino, palla dentro, messa fuori di testa da Bernardini, palla che però resta lì, attenzione con Sales, e poi il tiro viene in qualche modo contrastato da Ghilardi, palla facile per Falsettini che è uno degli ex di giornata, gli altri sono nella Fiorentina e sono Tribioli ed Anxari. Tanto il controllo da parte di Innocenti che aspetta e serve Aliboni, poi pallone impreciso, controlla bene Petri che appoggia Falsettini, arriva in pressing altissimo Giannini, gli ruba il pallone, poi va giù, non c'è niente, si gioca, contrasto giudicato regolare dall'arbitro e allora si riprenderà con il rinvio dal fondo affidato a Falsettini che qui ha rischiato un po' sul pressing da parte di Giannini. Fiorentina e Prato che sono reduci da goleade nell'ultimo turno, partendo dai lanieri 5-1 sul campo della Lucchese con gol di Petronelli, Seveni, Giustarini, Consales e un autogol. I viola invece hanno vinto in casa 6-1 contro il Livorno con doppietta di Ghilardi, gol di Aliboni, Coffi, Giannini, anche qui un'autoreta da arrotondare ulteriormente il risultato. Intanto attacca ancora Masini in area di rigore, chiude Seminara, poi Giustarini, Petri che manca il rinvio, ancora Fiorentina all'attacco con Giannini, Angori, cross dentro col mancino a cercare Masini, facile per Falsettini che blocca, sembra però aver iniziato meglio la formazione di Mazzantini questi primi 4 minuti di gioco. Prova ad uscire dal guscio adesso quella di Calì, buono il tocco qui a servire Severi in sovrapposizione, poi in avanti la ricerca di Falconi, chiude tutto Ghilardi, la palla che scorre in fallo laterale. Bosci alla rimessa in gioco, serve Severi, ancora Bosci, su di lui arriva Anxari, Bosci non porta a casa la rimessa, l'ultimo tocco è su, allora la Fiorentina che la gioca veloce su Giannini, chiuso da Bernardini, poi prova a tenerla in campo. Allora sarà fallo laterale proprio davanti alla panchina di Mister Calì che sta dando indicazioni ai suoi. Controllo di Severi, scambio con Bosci,
due uomini su Severi, perde un rimpallo, allora Fiorentina che prova a ripartire, non ci riesce, ma arriva il fallo commesso, anzi era Gonzalez, non era Severi. Fallo a centrocampo su Anxari, scontro tra ex compagni di squadra. Fiorentina che può ripartire con Quirini, il tocco da parte di Severi, la palla in fallo laterale. Quirini cerca e trova Masini, il controllo di Masini, prova ad infilarsi, ancora Masini, entra in area di rigore, due uomini su di lui, ancora Masini, la chiusura in extremis da parte di Bernardini, poi Boci che concede la rimessa in zona d'attacco per la Fiorentina. Buon lavoro qui da parte di Masini. Quirini, la rimessa lunga, colpo di testa prolungare all'indietro, palla buona per Innocenti, Seminara gli chiude lo spazio per il tiro, poi Quirini il cross dentro, il controllo e il tiro tentato da Anxari, mette fuori la difesa del Prato con Vannozzi. Continua però l'attacco della Fiorentina, ancora Anxari, stavolta viene fermato il gioco. Giocatore del Prato a terra, potrebbe essere Falconi, proprio così. Falconi si ristabilisce, allora si ripartirà con la palla scodellata, con il Prato che la restituisce alla Fiorentina. Pallone che arriva dalle parti di Morandi, mentre è ricominciato a piovere qui al campo sportivo del Galluzzo. Vediamo se come inciderà sulla partita, fermo restando che il campo sintetico non dovrebbe portare, ecco, a grossi sconvolgimenti sul piano del gioco, però tutto può accadere. Tanto Vannozzi prova a mettere ordine, alza però questo campanile, viene arpionato in un secondo momento da Liboni, poi Innocenti, chiuso Falconi, in contropiede per Petronelli, in area di rigore Petronelli dentro, va giù a centro area con Sales, palla che viene poi abbrancata da Morandi. Si gioca però, l'arbitro ha ritenuto regolare il contatto, dunque ha fatto già due episodi un po' dubbi, uno da una parte, uno dall'altro. Seminare in anticipo su Giannini, appoggia indietro su Falsettini, rischia ancora il possesso, restituendo però palla bene a Seminara. Lancia in avanti, raccolto da Ghilardi, subito a servire Masini, il controllo di Masini, poi dentro alla ricerca di Giannini, Bernardini protegge l'uscita di Falsettini. E quindi Prato che può ripartire con il rinvio del proprio portiere, porta del Prato che è la meno battuta di questo torneo, appena 7 reti subiti in 12 gare. La seconda è quella della Fiorentina con 13 gol subiti. Al termine di questa azione andremo anche a dire quali sono gli score realizzativi dell'attacco. Intanto Petronelli ferma il pallone proprio sulla linea di gioco, anzi in realtà era uscito forse il pallone, proprio così, azione che di fatto era stata quasi congelata con Gonzalez che era rimasta a terra. Infatti si ricomincia probabilmente per una posizione irregolare di Petronelli, dunque un calcio di punizione per la Fiorentina. Palla che scorre, Seminara alla fine la gestisce all'indietro su Falsettini che rinvia di prima Aliboni, cerca Giannini, non lo trova Petri, il pressing alto su di lui da parte di Aliboni, alla fine commette fallo centrocampista della Fiorentina. Dicevo degli attacchi, il migliore in questo caso è quello della Fiorentina con 57 gol realizzati, solo si fa per dire 53 per il Prato, dunque anche le statistiche confermano che queste due sono le migliori formazioni di questo torneo, che vede al terzo posto, già staccato di 5 lunghezze, l'Empoli a recitare il ruolo di terzo incomodo, diciamo così, anche se diciamo i punti cominciano già a essere discreti e quindi gli azzurri stanno già accumulando uno svantaggio notevole per poter ambire, diciamo, a risalire, a rientrare nella lotta per la vittoria di questo campionato, anche se quest'oggi logicamente Prato e Fiorentina si toglieranno punti a vicenda e allora anche la formazione dell'Empoli potrà inserirsi nuovamente se porterà a casa una vittoria contro Arezzo. Intanto la Fiorentina con Masini chiuso in area,
spazza la difesa del Prato, pallone però raccolto da Aliboni che si prova ad involarsi, l'arbitro lo stoppa involontariamente, poi il cross tentato da Innocenti, palla respinta, arriva anche il fallo fischiato contro Ghilardi, a contrasto con Falconi, anzi in realtà no, punizione per la Fiorentina, diciamo che l'arbitro si era posizionato bene, però ha tratto in inganno un po' tutti da come dal movimento del corpo, diciamo così. Fiorentina al cross con Angori dentro, palla smanacciata da Falsettini, probabilmente è così, palla in corner, calcio d'angolo, Falsettini dice che non l'ha toccata, l'arbitro però è di diverso avviso, allora Fiorentina che tornerà dalla bandierina con Masini. Arriva anche Angori in zona, molto insidioso il suo traversone col mancino. Sarà nuovamente Angori a calciare questo corner, palla dentro, buona per Ghilardi, colpo di testa alto da parte di Ghilardi. Dopo 11 minuti arriva anche la prima vera occasione di questo match con Ghilardi che incorna alto di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ghilardi che, come detto poc'anzi, nell'ultima partita ha realizzato una doppietta, evento certamente insolito per un difensore centrale, per lui sono addirittura 4 gol in stagione. Fiorentina che ha in Di Stefano, quest'oggi assente il suo capocannoniere con 8 centri, dall'altra parte invece il Prato ha il marcatore principe di questo torneo, vale a dire Petronelli, 16 gol, elemento di assoluto valore, in estate è stato vicinissimo a trasferimento alla Juventus, con cui ha giocato anche uno dei vari tornei estivi. Serie di batti e ribatti, alla fine Seminara al colpo di testa non impatta benissimo, palla che sfila in fallo laterale. Quirini cerca e trova solo per un istante Barducci che non controlla bene, ancora Quirini che poi finisce col commettere fallo su Severi, era andata a rinviare, colpito il giocatore del Prato, poi cenno d'intesa tra i due e la formazione di Calicchio, poi ripartire con la punizione affidata a Bernardini, lancio lungo in avanti a cercare Petronelli in posizione regolare, dunque gioco fermo, si era subito inserito bene qui Petronelli, pronto a colpire davanti a Morandi, però l'arbitro ha visto una posizione di fuorigioco e allora proprio il portiere della Fiorentina andrà ad effettuare questo calcio di punizione. Quirini in avanti alla ricerca di un compagno, palla che arriva direttamente tra le mani di Falsettini. Rinvio di Falsettini a Liboni all'indietro, palla che diventa buona per Petronelli, anzi no, Barducci da terra, Petronelli gliela porta via, ancora Petronelli la lascia lì, malinteso con Falconi, poi lo stesso Petronelli ripara l'errore, serve o almeno ci prova con Sales, alla fine arriva anche il fallo fischiato, anzi no, buona con Sales, il tiro col destro, grande risposta di Morandi col ginocchio, si continua a giocare, palla che resta lì, Petri prova, anzi Giustarini dentro per Petronelli, caracolla Petronelli, poi se la porta sul destro, ancora Morandi, ancora di piedi, pronto che resta in area con Sales, alla fine palla che termina sul fondo, la risposta della formazione di Calì dopo l'occasione di Giannini, due volte, prima Petronelli, prima con Sales e poi Petronelli, due volte Morandi a dire no. Dunque si accende la partita proprio intorno al quarto d'ora, con una doppia chance per la formazione di Calicchi, attacca ancora il pallone in avanti di Severi per Petronelli, prende il tempo a Tribioli, ancora Petronelli cerca il fondo, lo trova, il cross dentro, Ghilardi sbaglia però, Falconi in area di rigore, ancora Falconi si gira, manca però l'impatto col pallone, Prato che resta lì, alla fine Fiorentina che però riesce ad uscire, anzi no, perché Giustarini
intercetta questo passaggio, poi non subisce fallo secondo l'arbitro da Masini. Forse qui c'erano gli estremi per fischiare la punizione. Diciamo in questi ultimi frangenti sta concedendo un po' troppo gioco al limite, diciamo così, il direttore di gara, anche in precedenza, su prima delle due occasioni per il Prato, forse c'era un fallo a centrocampo commesso dallo stesso Petronelli. Adesso anche qui Barducci al limite su Gonzalez, Falconi che manda a vuoto Ghilardi, arriva la rimessa proprio per il Prato. Tanto screzio tra lo scherzo Ghilardi e Gonzalez, che adesso va a ricevere il pallone da Petri, il cross dentro, palla che viene prolungata fuori, poi ci prova Vannozzi che manca però l'impatto col pallone che diventa buono per Boci, respinge la difesa della Fiorentina che prova ad uscire. Bernardini in avanti, intercetta Quirini, Innocenti non riesce a controllare, poi Masini e fallo è suo, fallo commesso su Vannozzi. Riparte il Prato con Boci, Falconi, anzi Petronelli, prova a girarsi, Quirini ringhia su di lui, porta a casa la rimessa con le mani. Giannini, uno contro uno con Severi, Giannini serve sulla corsa Innocenti che però, anzi Quirini, che però non riesce a controllare. Allora Falconi prova subito a capovolgere il fronte di gioco, Petronelli, posizione irregolare, quindi l'arbitro ferma l'azione. Questa sarebbe da rivedere perché forse Petronelli era tenuto in gioco da uno dei due centrali della Fiorentina, però diciamo che negli ultimi 2-3 minuti le decisioni del direttore di gara stanno scontentando un po' tutti. In campo, sulle panchine e anche fuori, sugli spalti di Guidi, di Galluzzo, che sono decisamente gremite, cornice insolita per una partita giovanile, non insolita per un Fiorentina-Prato, tra le prime due in classifica. Tanto qui Angori che non riesce, anzi Aliboni che non riesce ad arrivare al cross dal fondo, almeno ci arriva però non colpendo benissimo. E quindi Falsettini pronto a rinviare dal fondo. Anxari dentro alla ricerca di Aliboni che manca l'impatto col pallone in zona calda, in zona decisiva. Falsettini pare far ripartire i suoi. Petri vince un rimpallo su Innocenti, ancora Petri per Giustarini, sbaglia il tocco, la recupera Masini che poi cerca una finezza di troppo. Alla fine Anxari trova a mettere ordine, cerchio di centrocampo, perde palla Petronelli col tacco per Falconi, ottima giocata qui, Falconi va al tiro col mancino, colpisce malissimo, la palla si perde ben alta sopra la traversa difesa da Morandi, con Gonzalez che chiedeva il pallone, era appostato sulla destra. Infatti questo tiro da parte di Falconi è decisamente la decisione evitabile, diciamo così. Ancora Prato con il tocco di Gonzalez, arriva il fischio dell'arbitro ed il calcio di rigore, il calcio di rigore per il Prato. Abbastanza la sorpresa, errore della retroguardia della Fiorentina, Gonzalez porta a casa un calcio di rigore al minuto 19. E quindi poco dopo la metà di questa prima frazione di gioco, con Petronelli contro Morandi dagli 11 metri per sbloccare questo derby. Petronelli conta i passi per il fischio dell'arbitro, parte il numero 10 del Prato, il tiro col destro, la palla in fondo al sacco per il vantaggio laniero con Petronelli, 17° gol in campionato, 1-0 Prato. Segna sempre lui, soprannome utilizzato in passato per Maurizio Ganz, ex attaccante tra le altre del Milan e dell'Inter, anche della Fiorentina, e segna sempre lui, anche Lorenzo Petronelli, che fa 17 in campionato e porta in vantaggio il Prato al 20° minuto di questo primo tempo.
Ottimo anche Gonzalez nella circostanza a portare a casa un calcio di rigore concesso da Morandi, fallo in uscita sull'attaccante del Prato. E Petronelli dal dischetto che non ha sbagliato, allora riparte la Fiorentina con Aksari dentro alla ricerca di Giannini, su di lui seminare Giannini in area, porta a casa un corner, l'ultimo tocco proprio del capitano Laniero. Angori dalla bandierina come sempre col mancino pronto a scodellare dentro. Parte Angori, palla che resta lì, il tiro di Innocenti Murato, poi il tap-in vincente da parte di Aliboni, risposta immediata della Fiorentina. Aliboni 1-1, palla di nuovo al centro. Gol numero 7 per lui adesso. Con un tap-in vincente dopo un primo tiro di Innocenti murato da un compagno di squadra in modo involontario, probabilmente era Aksari che si è trovato sulla traiettoria del pallone, che poi è rimasto lì a centro area col piattone. Aliboni non ha sbagliato, allora dopo 21 minuti 1-1, è durato pochissimo il vantaggio della formazione di Calì, subito quella di Mazzantini a ristabilire la parità qui al Guidi del Galluzzo. Diciamo dopo un avvio che sembrava promettere bene, con occasioni diciamo potenziali da una parte e dall'altra, alla fine ecco anche i gol a rispettare le attese, tanto equilibrio in campo tra queste due formazioni che non a caso sono là in testa a guidare questo torneo con 33 punti a testa, che adesso lo sarebbero 34. Quirini pronto alla rimessa con le mani sulla destra, serve Barducci, cross col destro dentro per Giannini che controlla ma non riesce a calciare. Allora Chilardi in anticipo su Petronelli, poi palla dentro, non c'è deviazione, si ripartirà con il rinvio dal fondo affidato a Falsettini che nulla ha potuto sul tiro ravvicinato da parte di Aliboni. Rinvio di Falsettini, Innocenti la prolunga all'indietro, poi Quirini, la arpiona Aksari. Il lancio ad aprire il gioco su Aliboni, di prima per Masini, troppo lungo, spazza Seminara, ancora Fiorentina con Barducci, Peggianini in posizione regolare, ancora Masini, pardon, il controllo chiuso però da Bernardini, poi Falconi tenta un dribbling in zona pericolosa, Masini gli porta via il pallone, lo recupera Falconi, si continua a giocare e alla fine arriva il fallo commesso da Masini, che poi ha anche un breve screzio con lo stesso Falconi. Punizione per il Prato, altro contrasto un po' al limite diciamo così. Allora ricomincia Seminara alla battuta di questo calcio di punizione. Gonzalez gira in avanti, subisce fallo, si continua a giocare, anzi no, gioco interrotto, intervento irregolare probabilmente da parte di Aliboni. Gonzalez che si rialza, torna a prendere posizione in attacco con il Prato che ha già battuto la punizione, il cross dalla sinistra da parte di Bosci, Morandi smanaccia, buona per Falconi che colpisce malissimo col destro, quasi di stinco. Vannozzi la gira ancora dentro, palla che rimbalza, alla fine Morandi blocca la sfera quando siamo giunti negli ultimi 10 minuti di questo primo tempo. 1-1 tra Prato e Fiorentina, il gol di Petronelli su rigori, il pareggio immediato da parte di Aliboni sugli sviluppi di un corner. Quirini cerca in avanti Giannini, lancio impreciso, palla che si perde sul fallo laterale.
Boci alla rimessa in gioco, cerca in avanti Petronelli, palla che scorre, diventa buona per Falcone, in realtà è uscito nel suo tragitto. Allora la rimessa è per la Fiorentina con Quirini. Viene incontro Giannini, il tocco per Anxari, poi Innocenti, Barducci gira su se stesso e fa bene perché riesce a mantenere il possesso del pallone. Anxari, poi Quirini, il cross dentro deviato, Falsettini blocca. Il rinvio di Falsettini molto alto, con Sales non ci arriva, prova ad arrivarci Giustarini, gliela porta via Aliboni, davanti per Masini, Petri non gli lascia un metro per giocare, Masini però riesce a giocarla bene all'indietro su Angori, lancia in avanti verso Giannini, il controllo di Giannini, palla che gli resta dietro, gliela porta via Petri che poi subisce anche fallo. Seminara, capitano del Prato, alla battuta di questa punizione. Gonzales, il controllo sulla destra, arriva sul fondo, dentro, messa fuori dalla difesa della Fiorentina. Vannozzi però sui 20 metri, la ministra sulla sinistra dove c'è Petronelli, il cross dentro, anzi in realtà era Severi, il cross alla ricerca proprio di Petronelli, con Morandi che però può controllare senza problemi, fa ripartire i suoi sulla destra con Quirini. Si affida il lancio lungo per Masini, il controllo non è dei migliori, allora Prato con Vannozzi, Falconi, Petronelli, chiuso senza fallo, Innocenti, Aliboni, dentro alla ricerca di Giannini, posizione regolare, ancora Giannini, corpo a corpo con Boci che ha la meglio, palla in fallo laterale mentre l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni di Petronelli, che è rimasta a terra, adesso viene aiutata a rialzarsi da Ghilardi. Si riparte dunque con la rimessa affidata a Boci, serve Seminara, alla fine restituisce palla alla Fiorentina. Gioco molto duro anche in alcuni casi, tanto agonismo in campo, ovviamente la posta in palio molto alta, però anche tanta correttezza. Diciamo partita che per ora si sta mantenendo entro i limiti. Morandi al rinvio lungo a cercare Masini, palla intercettata da Vannozzi, poi Giustarini di prima verso Petronelli, troppo lunga, e nuovamente Morandi senza problemi può gestirla sulla destra verso Quirini che controlla col petto, se la porta avanti col ginocchio, poi serve in fascia, almeno ci prova Giannini. Rimessa Prato, Barducci in avanti verso Giannini, il rimpallo lo favorisce ma arriva anche il calcio di punizione in favore della formazione viola. Ghilardi alla battuta di questa punizione in avanti a cercare Masini, colpo di testa di Seminara, poi con Sales, controllo sbagliato, ne approfitta Innocenti, ancora Innocenti per Angori, Barducci non riesce a chiudere il triangolo, Fiorentina che però mantiene il possesso del pallone, giostra sulla destra, c'è Quirini, Anxari dentro la ricerca di Masini, palla buona, anzi no, Petri chiude e poi Boci ad allontanare la minaccia. Quirini, Anxari, chiuso da Severi, palla in fallo laterale. Quirini, Barducci, su di lui Vannozzi, ancora Barducci,
viene fuori bene servendo Innocenti, che poi però viene raddoppiato e chiuso, commette lui fallo. Mezz'ora di gioco, 1-1 tra Fiorentina e Prato, con il Lanieri avanti al 19esimo grazie a Petronelli su calcio di rigore, il pari di Aliboni al 21esimo sugli sviluppi di un corner. Questo Falconi che controlla col petto a seguire, almeno ci prova, perché poi il pallone arriva facile dalle parti di Morandi. Rinvio lungo del portiere della Fiorentina, Severi la prolunga all'indietro, Bernardini con grande padronanza la gestisce in avanti, Petronelli la mette giù, evita Anxari, poi Severi prova ad andare via sulla fascia, non ci riesce, azzera Bosci. Punizione Prato qui, fallo sulla corsia sinistra e quindi altra possibilità per scodellare in area, un pallone insidioso. Sul pallone c'è Petri col sinistro. Sei giocatori del Prato al limite dell'area, con Vannozzi più staccato. Parte il fischio dell'arbitro, va Petri, traiettoria bassa, messa fuori dalla difesa viola, non ha colpito benissimo qui Petri. Poi Falconi chiuso, Petri, subito la gira in avanti, Barducci di testa per Innocenti. Tocco per Aliboni, Masini sulla destra, Quirini arriva prima di Bosci, poi Anxari, Vannozzi gli porta via il pallone, fa ripartire i suoi, ancora Vannozzi sulla fascia per Petronelli in posizione regolare, rimontato da Tribioli che poi riesce a chiudere in fallo laterale. Buona qui la giocata proprio dell'ex Prato sul temutissimo Petronelli. Allora sale Bosci alla rimessa in gioco, in zona d'attacco, vediamo se sceglierà una soluzione a lunga gittata. No, va vicino da Petronelli, su di lui Quirini, pallone di ritorno, ancora Bosci, Severi, Bosci nuovamente, posizione regolare per l'arbitro, dentro, messa fuori da Quirini, poi Barducci, pressing alto Vannozzi, anche Bosci, ancora Barducci, tiene il possesso del pallone. Concede però la rimessa con le mani al Prato, che dunque resta lì negli ultimi 25 metri della Fiorentina. Petronelli, Bosci dentro, palla che passa, può diventare buona per Consales, che però è costretto a decentrarsi. Ancora Consales uno contro uno con Aliboni, Consales vicino alla mandolina, cross dentro, facile per Morandi che blocca senza problemi. Partita che dopo il gol dell'1-1 di fatto non ha più regalato emozioni né occasioni da gol. Adesso la Fiorentina in possesso del pallone con Anxari, lancia in avanti impreciso, il colpo di testa di Bernardini, poi Bosci la tocca solo per un attimo, dato che comunque riconquista immediatamente con Sales, allarga bene sulla destra dove sale Giustarini, sbaglia però il lancio di prima, probabilmente alla ricerca di Petronelli dalla parte opposta, non colpisce benissimo Giustarini. Fiorentina che può ricominciare da Ghilardi, Morandi aspetta che i propri compagni salgano, poi va al rinvio, prolunga Innocenti, Masini arriva prima di Petri sul pallone, ancora Masini, buona giocata, si accentra dentro poi per Giannini, su di lui c'è Bernardini, ancora Giannini lo aggira dentro e palla sull'esterno della rete senza deviazioni. Buona trama qui tra Masini e Giannini, è arrivato però
Il tiro impreciso dell'attaccante della Fiorentina con la palla che è terminata sull'esterno della rete. Allora Falsettini può andare al rinvio. Ed è scaduto anche il 35esimo minuto di gioco. Rinvio non perfetto, Masini, Innocenti su Quirini, che porta palla sulla destra, ancora Quirini, Anxari apre il gioco dall'altra parte dove c'è Angori in fascia per Aliboni, che però veniva incontro, può diventare buona per Masini, Seminara in anticipo, poi lanci in avanti, c'è un intercetto da parte di un giocatore della Fiorentina, Barducci non riesce a controllarla, che arriva il fallo commesso da Falconi e quindi la punizione affidata a Ghilardi, che poi lascia da Angori pronto a calciare col mancino. Arriva anche Quirini in zona, vediamo un po' chi calcerà questa punizione, probabilmente anche una delle ultime azioni di questo primo tempo. Alla fine sarà Angori pronto a scodellare in aria col mancino. Parte Angori dentro, colpo di testa e la palla sul fondo, colpito Ghilardi, ancora lui, e finisce qui anche il primo tempo sul risultato di 1-1. La rete di Petronelli su rigore per il vantaggio del Prato, risposta immediata di Aliboni sugli sviluppi di un corner. Tra poco sempre qui su TV Prato per questo secondo tempo di Prato Fiorentina, giovanissimi professionisti.